Italia, che tra l'altro non solo per fare il punto della situazione, ma per tutto quello che è necessario fare. E vi presento, diciamo, alla Camera Cervellini, anche lui Senazio, tra l'altro, cerchiamo di essere anche abbastanza rapidi. Perché riguarda il Teatro dell'Opera di Roma, è una delle fondazioni liriche del tutto inutile, anche il risanamento del Teatro dell'Opera. Il Teatro dell'Opera riceverà approvati dinanzi ai 182 licenziamenti, che noi consideriamo. Siamo passati, sono stati invece ritrovati di nuovo dopo aver previsto le altre fondazioni, perché se gli altri piani si saranno autorizzati, quando i conti non torneranno per tantissimo. Vi preannuncio che in commissione, molto brevemente, perché appunto siamo tanti, gruppo comunale con i lavoratori del Teatro dell'Opera, una vicenda così complessa che ha visto tra l'altro un taglio di finanziamenti metatecnico. La cosa grave che io voglio sottolineare è stata fortemente messa in discussione. Non si spiega perché da tagliare, mentre tra l'altro la legge Braille non prevede questo.